Ciao e benvenuti a un nuovo video della Comitato in Legge Italia. Oggi vogliamo parlare di come realizzare le proprie idee in veri progetti. Cos'è essenziale per realizzare le nostre idee? Prima di tutto avere degli obiettivi specifici, creare un prototipo e conoscere il target di riferimento. Ciò significa conoscere le persone che poi andranno a acquistare il nostro prodotto. Allora, gli obiettivi definirli è semplice perché devono basarsi sulle vostre competenze e sulle vostre passioni. Create dei mini obiettivi e cercate di realizzarli creando un prototipo. Tramite il prototipo potete sponsorizzarvi tramite queste piattaforme creando i video dimostrativi. Inoltre è fondamentale conoscere le persone che andranno a acquistare il vostro prodotto. Questo di qua si può realizzare tramite l'utilizzo di strumenti online gratuiti come sondaggi o ricerche di mercato per campione. Come realizzare la nostra raccolta crowdfunding? È semplicissimo. Prima di tutto vi dico che piattaforme ce ne sono tantissime, di diverso genere e sia italiane che straniere. Questo è un elenco di alcune piattaforme, quelle più conosciute. Noi utilizzeremo Kickstarter più che altro perché già abbiamo un account. Però creare un account su queste piattaforme è molto semplice. Basta fare sign up e inserire tutti i dati che ti chiedono. Fare sign up e basta. Io solitamente qui non piggio su ricevi la newsletter perché altrimenti arriverebbero tantissime informazioni. Inoltre, prima di magari di creare il mio account, clicco su Start a Project, che sono tutte le informazioni importanti per creare una propria campagna. Ora, l'esempio che noi vi faremo vedere è una campagna finta, quindi non ci saranno molte informazioni, però solitamente le persone che realizzano delle campagne molto interessanti utilizzano dei testi dettagliati, specifici e senza troppo fronzoli, però abbastanza tecnici. Quindi titoli non troppo lunghi ma interessanti che attirano l'attenzione delle persone. Noi qui abbiamo un account, ce lo siamo creati. Allora inseriamo la nostra mail e vedete subito che comunque già si sì, ci possiamo loggare perché abbiamo conservato la password. Facciamo login e clicchiamo su Start a Project. Qui ci fanno vedere tutte le categorie disponibili. Clicchiamo su qua, sul passantino verde, su qua. E iniziamo a inserire prima la categoria di riferimento e quindi inseriamo giornalismo e qua mettiamo giornale indipendente, scusate però sono un po' quasi dislessica, scherzo. Allora, iniziamo. Qui ci sono le informazioni che ci consentono di creare la nostra campagna. Vedete qui cosa possiamo inserire? Possiamo inserire le immagini, ma probabilmente anche i video dimostrativi all'interno. Usiamo di recente questa scherma, ecco, usate di recente, cioè la scherma che noi inseriremo, ovvio che noi stiamo inserendo un'immagine così, però voi cercate di crearne una interessantissima, bellissima e tutta, perché comunque sponsorizzerà il vostro prodotto, il vostro insomma progetto, quindi dovrà attirare l'attenzione delle persone. Qui già inseriamo tutte le informazioni tipo short, burn, non ho idea di che cosa significa quella parola, blurb. Quindi traduciamo, perfetto, non me l'ha tradotta, va bene, comunque una descrizione del nostro progetto, deve essere, vedete, massimo di 135 caratteri e quindi una piccola descrizione, il luogo di realizzazione, la sottocategoria e anche la durata del finanziamento, quindi i giorni, poi inoltre la somma che vorremmo raggiungere, il goal. Molte volte si raggiunge, altre volte no. Io si salva il progetto e altrimenti lo posso eliminare. Noi prima lo salviamo e poi lo eliminiamo perché non è giusto inserire un progetto farlocco su un sito così serio. Però vi posso garantire che è un'iniziativa interessantissima.
Un'altra cosa che vi consiglio, una volta che avete creato la vostra pagina, quindi avete inserito i vostri video che magari sono stati su YouTube, Vimeo e altre piattaforme sharing video, avete creato magari che sono dei manuali tecnici che saranno postati magari su Scribd e altri siti che permettono di inserire testo, oppure su GitHub, soprattutto se sono dei progetti molto tecnici, allora potete definire tutto il processo. Quindi eliminiamolo perché non è giusto. E questa di qua è una dimostrazione di quali sono le informazioni base. Ovvio che più ne inserite, più la probabilità che raggiungiate il vostro obiettivo sarà maggiore. Vedete che per eliminare il progetto, qui ci sarà sicuramente il mio progetto, vedete? Io lo elimino per correttezza perché non è giusto riempire. E adesso sarà scomparso. Almeno speriamo. Poi inoltre una cosa interessantissima che dovete utilizzare con le campagne crowdfunding, oltre a mettere tutte le informazioni possibili, a utilizzare un titolo non troppo lungo ma comunque incisivo, immagini interessanti, video dimostrativi, manuali, e potete utilizzare anche i social, quindi Facebook, Twitter, G+ e tanti altri, anche Reddit, ce ne sono tantissimi. E sponsorizzare il vostro progetto, quindi creare una pagina sociale che racchiuda proprio il vostro progetto e pian piano ogni volta che ci saranno delle novità nel progetto far vedere altre screen, altre informazioni sempre aggiuntive. L'ultima cosa che secondo me può fare veramente la differenza tra una campagna che ha successo e una no, è proprio quella di creare, che ne so, dei gadget da rilasciare alle persone che magari hanno fatto le micro donazioni, perché ogni persona che ha donato ha permesso che la tua idea si realizzasse in un progetto, quindi ognuno è fondamentale per il tuo progetto, per il vostro. Ora io dico il tuo, ma. Ok, allora adesso cerchiamo dei progetti che sono totalmente pieni di informazioni e spero vivamente che si racchiudino tutti i concetti che abbiamo detto noi adesso. Vedete qui? Qua ci sono le forbici, vedete qui? Allora, queste qua per esempio, quelle che secondo me, io se dovessi fare un discorso, quelle che attirano di più la mia attenzione sono questa e questa, perché già mostrano quale sarà il prodotto finale. E infatti vedete che questa di qui, questa campagna, scusate, ha raggiunto già non 46.000 che sarebbe il goal, ma 7.600 con 123 persone che hanno donato e altri 20 giorni davanti a sé. Quindi la probabilità magari non di raggiungere 46.000, ma di raggiungere 20-30.000 ci sta. Poi ovvio non si sa mai cosa, se si prosegue sempre lo stesso versante oppure migliorano le donazioni o peggiorino. Vedete qui si può mostrare su tutti i social media, quindi se avete un blog potete inserire il codice embed, pin, post, ma anche Reddit, comunque ve lo consiglio moltissimo perché ha un potenziale assurdo. E qui vedete tutto about project, qui scendendo vi dà tutte le informazioni inerenti al progetto, con tutte le immagini, i prototipi, la forma, e poi soprattutto vede gli usi che se ne possono fare, come tagliare la plastica, come è più semplice tagliare, che ne so, la frutta, le lattine, tante cose da realizzare. Quindi vi dà anche la possibilità di vedere gli utilizzi. Qua ci sono i video proprio dimostrativi, quindi ce ne sono di più di uno, due. E questa è una campagna che avrà successo, a prescindere se raggiungerà totalmente il goal oppure no. Allora, questo più o meno è quello che volevamo parlare in questo video, scusate. Noi ci sentiremo prossimamente con un altro video che parlerà dei sondaggi gratuiti e di realizzare le proprie idee definendo gli obiettivi in modo giusto. Spero vivamente che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto e soprattutto realizzate le vostre idee e trasformatele in progetti reali.